Il boldo, Eumus boldus, è una pianta perenne, della famiglia delle monimiaceare. Utilizzata per la digestione difficile, la stitichezza e l'insufficienza epatica. Grazie alle sue proprietà disintossicanti, digestive e colagoghe. Le foglie del boldo contengono oli essenziali, cineolo e ascaribolo. Flavonoidi e alcaloidi, boldina. Che conferiscono alla pianta una generale azione disintossicante e colagoga. Cioè, fluidifica la bile. Di cui aumenta la secrezione e ne diminuisce la viscosità. Per questa ragione, la pianta è impiegata nelle cure depurative stagionali. Come protettore epatico. Utile per prevenire danni al fegato. E nella lieve insufficienza epatica e biliare. Le proprietà digestive la rendono utile per contrastare le dispepsie. Digestione lenta. Poiché favorisce la secrezione gastrica e migliora la digestione dei grassi. La sua azione blandamente lassativa rende il boldo particolarmente indicato in caso di stitichezza. Poiché l'aumento dei sali biliari nell'intestino favorisce la funzionalità enterica. Grazie anche all'effetto antinfiammatorio e rilassante, la muscolatura liscia. Per fare il decotto, ci vogliono un cucchiaio raso di foglie di boldo e una tazza d'acqua. Occorre versare le foglie nell'acqua fredda, accendere il fuoco e portare ad ebollizione. Far bollire qualche minuto e spegnere il fuoco. Coprire e lasciare in infusione per 10 minuti. Filtrare l'infuso e berlo lontano dai pasti per usufruire dell'azione disintossicante. Per la tintura madre di boldo, 40 gocce in poca acqua, due volte al giorno, lontano dai pasti. La posologia massima giornaliera consigliata è di 120 gocce. L'assunzione del boldo è controindicata in gravidanza e allattamento. Mentre invece è da eseguire sotto stretto controllo medico in caso di occlusione delle vie biliari e calcolosi biliare. Nella tisana di boldo, la quantità di olio essenziale, ascaridolo, è talmente minuscola da non rappresentare alcun rischio per la salute. Tuttavia, a puro scopo precauzionale, è meglio non assumere infusi di boldo per periodi troppo prolungati o in dosi superiori a quelle consigliate. Albero dioico sempreverde, che non supera i 5 metri di altezza. Ha foglie opposte, coriacee e ovali, di colore verde opaco. Che presentano un picciolo molto breve. I fiori maschili e femminili sono in genere bianchi. Riuniti in infiorescenze terminali. Produce frutti nel periodo che intercorre fra dicembre e febbraio. Caratterizzati dal grande contenuto di zuccheri. E quindi, da gusto molto dolce. Originaria dell'America del Sud, e più precisamente del Cile centrale, e del Perù, ormai si è diffusa in molte altre zone del continente. Ed è stata introdotta anche in Europa, e nell'Africa del Nord. Nella tradizione popolare andina, il boldo viene utilizzato da secoli, per le sue proprietà stimolanti, le funzioni epatobiliari, e gastrointestinali. L'olio essenziale, contenuto nelle foglie, conferisce alla pianta un odore aromatico penetrante, pungente e legnoso. In America del Sud, lo usano per preparare infusi. Soprattutto in Cile, Argentina e Uruguay. Sempre in Cile, molti anni fa, gli studiosi notarono che le capre che si nutrivano delle sue foglie non avevano disturbi epatici. Da queste osservazioni, presero spunto gli studi per giustificare il suo impiego nelle affezioni che colpiscono il fegato. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.